tutti, oggi abbiamo fatto gamberi, rucola e grana. Vi facciamo vedere esattamente come li facciamo noi. È un antipasto gustosissimo, ma ovviamente se aumentate un po' le quantità può essere anche un secondo piatto di mare. Vediamo la ricetta. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare gamberi, rucola e grana sono 60 g di grana, un ciuffetto di rucola, 4 gamberi a testa. Noi stiamo utilizzando le mazzancolle perché sono più popolari dove viviamo noi, a Bari. Succo di un limone, poi un altro limone che ci servirà per metterlo nell'acqua per cuocere i gamberi a vapore. 50 ml di olio di oliva, la stessa quantità che utilizzeremo per il limone. Poi abbiamo il sale, ovviamente il pepe. Per prima cosa bisogna pulire i gamberi togliendo il budello, vedete, si fa questo taglietto e si tira fuori, aiutandosi con un coltello o con uno stecchino. Ecco qua, vedete? Ecco. Vogliamo farvelo vedere bene, vedete, si fa un'incisione e si tira su. È importante perché potete chiedere in pescheria di farveli pulire, però a volte il budello non ve lo tolgono. Adesso togliamo il carapace. Quindi abbiamo tolto il budello e adesso togliamo il carapace. Abbiamo messo l'acqua sul gas dove ci andremo a mettere appunto la vaporiera, per questo la stiamo riscaldando. Adesso ci versiamo il succo del limone che abbiamo spremuto, un limone intero. E ce lo mettiamo anche dentro l'acqua, così darà l'aroma appunto del limone durante la cottura a vapore. Ecco qui la nostra vaporiera, potete utilizzare ovviamente qualunque tipo di vaporiera. Appena il vapore comincia ad uscire, ci mettiamo sui gamberi. Cuociono in pochissimo tempo e poi la cottura a vapore è una cottura molto sana in generale, quindi potete mangiare questo piatto, gamberi, rucola e grana, anche come cena, la sera, se volete seguire un'alimentazione sana. Noi spesso però facciamo questo piatto come antipasto. Qui li abbiamo sistemati. Ci mettiamo il coperchio. Abbiamo messo 50 ml di succo di limone, ci aggiungiamo 50 ml di olio di oliva. In una ciotola adesso ci versiamo l'olio e il limone. Andiamo a fare quindi una salsina per condire i nostri gamberi, sale. E amalgamiamo. Cerchiamo di raggiungere una consistenza cremosa. Passati 10 minuti, i nostri gamberi sono cotti, possiamo spegnere la vaporiera. Stiamo tagliando il grana in scaglie. Ovviamente la rucola l'abbiamo lavata prima, questo passaggio non ve lo facciamo vedere, è inutile che lo diciamo. Cominciamo a mettere la salsina che abbiamo fatto con olio e limone, quindi condiamo un po' la rucola e il grana. Stiamo togliendo le teste ai gamberi, ecco qui. E adesso andiamo a disporre i gamberi su il letto di rucola e grana che abbiamo creato e che abbiamo anche condito. Quindi, come vedete, questo è davvero un antipasto facilissimo da preparare. È veloce e soprattutto piace tantissimo. Sì,
Se volete altre idee di antipasti, noi abbiamo creato anche una playlist in cui ci sono tutti gli antipasti, quindi tutte le ricette che abbiamo fatto come antipasto. In questo modo, se siete a corto di idee o in generale volete delle idee in più sugli antipasti, ce le avete sempre lì pronte. Basta salvarsi la playlist e ovviamente vi dovete iscrivere al canale per ricevere le notifiche quando facciamo delle nuove ricette. Basta cliccare sulla campanella cucinageek.it. Finiamo la ricetta mettendo il resto del condimento che abbiamo creato, questa specie di cremina con olio e limone. E poi alla fine andremo ad aggiungere il pepe e la nostra ricetta è davvero terminata. Se vi è piaciuta questa ricetta, questo antipasto, che poi può essere anche un secondo se aumentate le porzioni, le quantità, se vi è piaciuta fatecelo sapere nei commenti, fateci sapere voi come li fate, i gamberi con rucola e grana, suggerite anche magari degli altri antipasti di mare che vi piacciono, magari li faremo come ricette. Ci vediamo poi alla prossima ricetta, ciao! Qui stiamo mettendo il pepe.